E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo quarto episodio della serie di The Last of Us. Ci siamo lasciati qui quando Dina e Ellie sono state catturate da questi loschi figuri. Io ho finito già i colpi. Sono state catturate da questi loschi figuri del VLF. Ellie era stata intrappolata e Dina è venuta a salvarla. Ora qua cerchiamo di liberarci e vediamo dove andiamo a parare. In tutto ciò, tra l'altro, tra quelli che ha ucciso Tommy e il tipo che abbiamo trovato qua, gli assassini di Joel sono quasi tutti morti. Cioè, già comunque due o tre tipi li abbiamo fatti fuori. Ok, questo è quello che dicevo, che vi dicevo nel differenziare i nemici umani dai nemici infetti. Perché comunque sono due fasi di combattimento nettamente diverse. Tra l'altro ancora non sappiamo chi sono questi tipi del VLF, perché se vi ricordate comunque nello scorso episodio Ellie e Dina facevano un po' di supposizioni su chi potessero essere appunto questi tipi. Però non siamo riusciti a raggiungere una conclusione. Sì. Riconosci qualcuno di questi tizi? No. Vedete, come dicevamo nello scorso episodio, secondo me questa cosa che Dina chiede sempre a Ellie se riconosce i tizi è secondo me perché vuole sbrigare questa faccenda il prima possibile. Non tanto probabilmente per paura sua, quanto per cercare di salvare anche Ellie, perché comunque questa è un'impresa titanica, nel senso cercare di uccidere, di annientare un'intera organizzazione in due non è sicuramente facile. Ecco, e anche questa è una grossa novità, ovvero quella dei cani, che dobbiamo esplorare e capire ben bene, perché è una cosa totalmente nuova. Che brutta idea. Ok, non c'è nessuno. Sì, sembra sicuro. Bene, vieni a vedere. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Jordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia. Ok, raggiungiamo questo studio TV adesso. Questa organizzazione dei lupi, questo VLF, non è che sia... Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Dicevo, questo VLF non abbiamo ben chiaro di che tipo di organizzazione sia. Nel senso che... Sì, è un'organizzazione militare che cerca di, penso, di mantenere il controllo qui a Seattle, però non sappiamo precisamente quale sia il loro scopo ultimo. Dove cazzo è la ragazzina? Qui, da qualche parte. Non potrebbe essere una iena, era a cavallo. Non è una iena. Allora l'hanno ammazzata le iene. Facciamola finita e andiamo avanti, ok? La troveranno prima le iene o gli infetti. Non ho capito se queste iene di cui parlano sono effettivamente delle iene degli animali oppure un'altra fazione. Forse ho visto qualcuno. Non è vero, non hai visto nessuno, sei zitta. Maggie?
Ecco, questa cosa che sta succedendo adesso, ovvero il fatto che loro stiano cercando questa Maggie, che è la tipa che abbiamo fatto svenire, cioè che abbiamo ammazzato perché ormai si ammazza col coltellino in questo gioco, è la novità dell'IA di questo gioco. Esattamente questo. Ovvero il fatto che ogni nemico abbia un nome e che gli altri nemici si comportino di conseguenza quando ne eliminiamo uno. Dai, Ali, su. Quella era una falena? Sì. Ok, fatti tutti. Quindi appunto questa è una novità non da poco, sinceramente, a livello di gameplay, eh. Che comunque l'IA dei nemici che interagisce così tanto con il protagonista è una figata. Però sono due. Ok, possiamo usarlo come scudo, però questo, vedi. Sì, Oddio. Dai, l'hai visto. Vieni qua. Fermi, questo è un medikit. No, devi stare zitto però. Non è vero, non siamo qui intorno. Ok, ed è per questo che preferisco fare azioni più stealth. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Ma guarda. No, no, no. No, no, decisamente no. Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. No. Quello mi vede. Poi io come le becco le trappole esplosive? Mi faccio vederle. Ok, ok, sono abbastanza intuibili. E come minchia faccio? Come mi faccio attirare per forza? Venite, broschi. Vai, vieni, vieni. Bravissimo, anche tu. Vieni di qua. No, non gli sparare, non gli sparare. No, gli sparare. Niente, stupido. Sei veramente inutile. Cioè, minchia, quando deve sparare qualcuno. Certo, ragazzi, le ambientazioni di questo gioco sono sempre spettacolari, eh. La differenza tra il primo e il secondo capitolo, nonostante io il primo l'abbia giocato in remastered, si fa veramente sentire. Ecco, questo è interessante. Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare con lui? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Ah, porca troia. Hanno sparato a tutti. Guarda, è di Tommy. Gli infetti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Io ve lo dico, se Dina è incinta, qua facciamo i danni. Tra l'altro siamo sempre più vicini alle tracce di Tommy, eh. Probabilmente a un certo punto riusciremo a ritrovarlo, sperando che non faccia una brutta fine anche lui. Dicevo, comunque, quel murales che abbiamo visto prima potrebbe essere un qualcosa, una sorta di movimento forse opposto al VLF. Un movimento, si pensa, più pacifico. Perché comunque dai trailer abbiamo visto che non siamo gli unici ad essere contro al VLF. Di nuovo quel disegno. Ancora la tipa. Ah. Eccoci. Resta bassa. Ok, questo ha fatto una brutta fine. Brutale. È stato Tommy?
Entriamo. Siamo sempre più vicini alle tracce di Tommy, eh. Potrebbe essere che magari lo troviamo qua dentro adesso. Porca. Qui Tommy non c'entra. Chi cazzo è stato? Non lo so. Un avvertimento. È appena successo. Pensi siano ancora qui? Spero di no. Ma stai allerta. Appunto, questo simbolo mi... quel disegno. Mi fa pensare che il WLF non sia l'unica organizzazione che cerca di imporre il controllo qui a Seattle. O comunque questo è qualcuno, una qualche organizzazione, non so bene come definirla, che ce l'ha contro il WLF. Magari semplicemente dei ribelli, però chissà. È lei. Lia. Sicura? Sì. Quando si dice avere l'universo contro, eh? Non ha niente con sé. Dina. Mm? Guarda, ci sono tutti. Aspetta. È vicino a Jackson. Come ridono gli stronzi. È lei. È quella che l'ha ucciso. Giusto? Tre in meno. Qui sito 2, ci ricevete? Unità di supporto India in arrivo allo studio TV. Ripeto, merda. Unità India in arrivo. Passo. Sì, meglio muoversi. Perfetto, ora abbiamo una lista di nomi e immagini di delle persone che stiamo cercando. Come ti senti? Sono incazzata perché volevo parlarle. Purtroppo già. Non possiamo parlare con Lia, appunto. Ma non ha fatto nulla, Joel. Avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare. Merda. Giù, presto. Ok, quindi le Iene sono quest'altro gruppo... con me. Che a quanto pare ce l'ha con col WLF. Non sappiamo ancora per quale motivo. Io non li lascio qui. Cazzo serve tirarli giù ora? Vai! E qua possiamo provare a farci un silenziatore. Silenziatore che ci vale per 3 colpi. Ed è molto comodo. Cazzo, non l'ho visto questo. Cioè qua la situazione è abbastanza tesa. Volevo farli col silenziatore, ma a quanto pare non è stato possibile. T'ho visto, esci. Comunque devo dire che in questo capitolo rispetto al primo sono state molte di più le volte in cui mi hanno colto di sorpresa. E smiro anche come un animale, tra l'altro. Ecco. Grazie, gentilissimo. Niente, che si lascia stare, che se corriamo non ci prendono tanto. Sì, come non detto! Come non detto! Porca miseria. Niente, questa è più fuga, eh. Ci hanno ampiamente cioccato. Dovremmo scoprire chi sono queste Iene e perché c'hanno tanto col WLF, perché magari potrebbero diventare delle alleate molto utili. Ecco, tanto qua, sicuro, sicuro. Appena scappiamo dalla gente arrivano gli infetti.
La maschera. Ok. Ecco, anche questa cosa, perché lei si mette la maschera? Io non capisco. Cioè, ormai gliel'ha detto che non è infetta, quindi boh. Ellie, in quanto immune, non ha bisogno della maschera per le spore. Che schifo. Ecco, anche questa è una situazione molto molto interessante, perché possiamo utilizzare gli infetti contro il VLF e viceversa. Il che è molto comodo, quindi io magari andrei verso di qua, dove ci sono gli infetti. Ok, si sono attivati. Ok, ecco, perfetto. Questo è quello che volevo. Tra tutti, o muoiono Clicker, o muoiono... o muore il VLF, a me va bene qualsiasi cosa. No, ok. Ok, a posto. Qui abbiamo pulito. Non restiamo qui troppo a lungo. Tina. No! Veloce! Ok. Andiamo. Sì. Stai bene? Sì. Grazie. Tesoro. Sono molto stanca. Sì, andiamocene. Hai mai visto nulla del genere? Spore acide di bloater. Ma quello non sembrava un bloater. Con chiunque combattano, dovremmo lasciare che si scannino tra loro. Il bloater, ragazzi, è il nuovo tipo di infetto che a quanto pare ha delle spore acide, emette delle spore acide. E che non vorrei incontrare, ma che ho come il presentimento che incontreremo prima o poi. Un altro Shambler! Dobbiamo uscire da qui! Shambler, questo non lo so. Merda! Ci sono, ci sono! Cazzo! Via, via! Ah, occhio, lo Shambler esplode. Ok, ma questi nuovi... Ok. Ma mi vedono? No, non mi vedono. Secondo voi però li posso uccidere furtivamente? No, no, no. Mi sa proprio di no. Mi sa proprio di no. Shit, 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 come si ammazzano? Niente, niente, questa... Mi sa che sono tipo mortissimo. Ma me lo dovevano... No, che schifo, raga. Ah, che brutti, che brutti. Questi sono veramente fastidiosi. Quindi questi Shambler bisogna girargli intorno. No, questi sono bloater. No, questi sono bloater, penso, non Shambler. Che poi, se ci pensate, in realtà la situazione di Last of Us, per quanto estrema sia, nel senso che gli zombie, penso che nessun virus riuscirà mai a generarli, spero, non è che sia totalmente diversa da quella che stiamo vivendo oggi. Ellie, la maschera! Tieni, ti do la mia. No, 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 non toglierla! Tina, no, Ellie, ferma! Cosa? No, Ellie, no! Basta! Non sono infetta! Sono immune! Non sto tossendo, vedi? Dina! Merda! Puoi correre? Sì! Sì! Allora andiamo! Forza! Appunto, il discorso che facevo sull'immunità di Ellie era questo.
Comunque stavo dicendo, l'unica differenza alla fine è nella manifestazione del virus, nel senso che il virus di The Last of Us è decisamente più aggressivo nel diffondersi, dato che il coronavirus si diffonde per aria, però idealmente abbiamo un modo per stare attenti, se rispettiamo delle semplici norme la diffusione viene in qualche modo ridotta, mentre queste sono proprio, è come se avessimo delle persone col coronavirus che vanno in giro a tossirci in faccia apposta. Ora penso che arrivati a questo punto Dina ci creda alla nostra immunità, cioè l'immunità di Ellie. Che ne diresti di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Ci siamo quasi. Tranquilla. Vieni. Ci sei? È sicuro. Vieni. Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Te l'ho detto. Sono immune. Ok, sei immune. Ma smettila. Mi hanno morsa, molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Maria e Tommy. E Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. E ora anche tu. Non posso infettarti se è questo che ti preoccupa. Ma neanche renderti immune. Dire qualcosa. Ellie, io credo di essere incinta. Cosa? Tranquilla, non è tuo. E quindi che? Quindi che facciamo ora? Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Cazzo. Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peso. Ora invece non lo sei, vero?
vado. Controllo che qui sia sicuro. Tu riposati. Io l'avevo detto che Dina era incinta, l'avevo detto che tutti lo sappiano e che tutti l'abbiano sentito. Va bene ragazzi, io quindi penso che per questo episodio possiamo anche concludere. Qui i rapporti fra Dina e Ellie si stanno facendo un attimino più tesi e ci sta, nel senso che avere, per quanto possa essere bello che Dina sia venuta ad aiutarci in questa avventura, sicuramente avere una donna incinta dietro non è proprio agevolante per tutto quello che dobbiamo fare. Ma continueremo a scoprire il tutto nel prossimo episodio, perché io per questo direi che è tutto. E quindi direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.